Buon pomeriggio ai telespettatori di Repubblica. Non abbiate paura, non succederà nulla di pericoloso. È ammaestrato. Semmai qualcosa di molto energico e molto affascinante. Lo vedete con l'ex voto, ovviamente, cuore su cuore. Ma questo è il sacro cuore del povero Cristo a cui dobbiamo... Assolutamente. Naturalmente... Benvenuto, Vinicio Capossela. L'occasione è importante, è solenne, ma anche... spiritosa per alcuni temi del disco, Ballate per uomini e bestie. Un lavoro maestoso nei suoni, nei racconti, nei testi, lo dicevamo poco fa prima di entrare in diretta, che spazia in tante storie, in tanta geografia, in tanti racconti, nelle epoche, nei secoli, diciamo così. Ma la cosa che mi ha molto colpito, e magari vorrei che dicessi qualcosa a chi ci segue di più, è questo roboante inizio Uro fino ad arrivare a delle atmosfere quasi alla Vangelis, Blade Runner, dedicate alla lumaca. Sui suoni e quindi sulle storie che compongono questi suoni, come avete impostato questo lavoro? Sono canzoni che si rifanno un po', intanto il termine ballate ci rievoca già qualcosa di antico, quasi di trovadorico, quindi quasi di medievale nelle sue anche forme allegoriche, e quindi c'è un gran lavoro sulla metrica, sul testo, sono tutte canzoni, allo stesso tempo c'è comunque un bel lavoro sulla timbrica, gli strumenti, i suoni, gli arrangiamenti, le orchestrazioni. Peraltro, visto che siamo a Napoli, ci tengo anche a ricordare che molti di questi straordinari musicisti sono della regione, della Campania, che gran parte di questo disco è stato registrato in un casolare, in un edificio che era a metà tra una stalla e una piccola chiesa di campagna, in Alta Irpinia, e qui c'è una bella schiera, perché dicevo Raffaele Tiseo, che è uno straordinario musicista di Benevento, che arrangiatore, compositore, direttore, che ha realizzato bellissime orchestrazioni che poi abbiamo registrato a Sofia con l'orchestra della Radio Nazionale, poi altre cose invece sono proprio di, possiamo dire, punk medievale. Daniele Sepe, Andrea Daniele Tartaglia. Sepe ha portato, oltre che la sua meravigliosa inventiva, e la sua, ha orchestrato per proprio banda da par suo il soggetto dei musicanti di Brema, che è una fiabetta che dice così, no? Ci sono un asino, un cane, un gatto, un gallo, che sono animali da lavoro, no? Che una volta che hanno esaurito il loro ciclo di produzione, invece di godersi, diciamo, gli ammortizzatori sociali, la pensione, vengono immediatamente destinati allo smaltimento. Però si mettono insieme, scappano dalla morte certa, e si mettono insieme e decidono di fare una cosa inutile, no? Cioè fare una banda musicale, o almeno unirsi a una banda che c'è già, e si salvano un po' unendosi, un po' con l'immaginazione, no? Ed è sempre una bella metafora, e Daniele Sepe l'ha orchestrati bene, e ha sempre portato con sé una folta schiera di ragazzi, spesso giovani, che ti fanno ogni volta rendere conto della grande e continua vitalità di questa città, perché questa città ha una cosa che mi ha sempre conquistato, il fatto che soprattutto nel campo della musicale o dell'arte, ogni volta mi sono trovato a parlare con ragazzi più giovani, ognuno muore dalla voglia di farti conoscere anche l'opera di qualcun altro, e questa corsa è una delle cose più belle di questa città, che la mantiene così viva musicalmente. Poi ci sono altre apparizioni di sempre venendo dal sud dell'Italia, poi però ci sono anche partecipazioni come quella di Teo Teardo, che sperimentatore, apre come no, il disco, e è anche una sana vena punk emiliana, perché c'è un pezzo Nuove Tentazioni di Sant'Antonio, che è stato registrato e coprodotto con Massimo Zamboni, quindi c'è un po' di punk slam dei tempi CCCP. Sì, ci sono, le canzoni sono da un punto di vista musicale piuttosto varie, e ognuna portata, insomma, un po' alla sua... C'è un soggetto particolare,
Voglio ricordare qui a Napoli che diverse di queste collaborazioni sono nate proprio facendo un progetto legato a Napoli, cioè il concerto fatto in sanità. Lì per esempio ho incontrato Raffaele Tiseo e c'è stato questo omaggio un po' al barocco napoletano, mm-hmm. Ci sono tante cose che vengono insomma dalla musica antica che in questa città ha avuto una meravigliosa fioritura e quindi e anche strumenti inconsueti, il cromorno. Esattamente, stavo pensando proprio a quello. E tu hai citato un attimo fa Sant'Antonio, ma in questo disco c'è Sant'Antonio, San Francesco, tanti animali ovviamente perché parli di bestie nel titolo, c'è Oscar Wilde, ci sono le liriche di Keats. Mi chiedevo come si tiene l'equilibrio tra tutte queste avventure e quanto, negli ultimi anni lo sappiamo, tu sei catapultato ogni estate a Calitri per lo Sponz, vieni da un disco che sono appunto le canzoni della cupa, quanto tutto quel mondo che è, se vogliamo, la tua infanzia, la tua origine, si è scaraventato, diciamo, in queste storie, in bilico tra uomini e bestie. Beh, no, il soggetto delle canzoni della cupa e del paese dei coppoloni era proprio legato a quel mondo rurale, folclorico, che sì, era molto localizzato, ma comunque nell'ultralocale, come diceva Dalì, si trova anche l'ultra universale. Esattamente. Però diciamo che era un lavoro soprattutto sulla cultura della terra, sul folklore, queste canzoni non c'entrano molto con quello, anche se un pezzo come il Testamento del Porco appartiene di tutto peso alla cultura contadina, diciamo. Però non è narrato con gli strumenti della narrazione orale di quel tipo, è più Giulio Cesare Croce, Rabelais, cioè usare una materia molto bassa però con un linguaggio anche piuttosto dotto, e questo fa anche spesso un effetto grottesco e comico, no, per me. Quindi sì, luoghi come l'Altirpinia, lo Sponz Fest, anche l'anno scorso in realtà era vedere Teo Teardo fare Music for Wilderman in quella specie di vallone cupo tra il bosco, tra la foresta, no, proprio del Wilde, era già quasi un prologo a tutto questo lavoro, oppure il concerto finale da questo specie di bosco uscivano tutte queste maschere zoomorfe, no? I Verdules, i Krampus, gli uomini albero dalla Basilicata. Tu con le maschere hai una frequentazione anche con i Mamuzones, no? Ancora prima, quindi sì. Sì, la maschera è un aspetto che vuoi affrontare. Sì, anche in questo video del povero Cristo che abbiamo girato a Riace c'è questa scena del passare il nero sulle facce, anche questo viene da un carnevale barbaricino, no? Questa cosa, e l'abbiamo fatta anche allo Sponz Fest l'anno scorso, cioè di imbrattare di nero il viso, no? In questo caso era più un accesso alla natura, al selvaggio, come un po' è, secondo me, nella natura così ancestrale dei travestimenti animali, no? Che in diversi tipi di carnevale si compiono. In questo caso invece del video era più proprio un po' un riferimento a questa omologazione al nero, no? A un certo oscurantismo culturale che è un po' il segno di questa epoca. Allora, abbiamo tempo per un'ultima domanda ed è una curiosità. Poco fa citavi la vitalità creativa della musica e di Napoli, però né negli atti unici, diciamo così, né nel tour io ho intercettato Napoli, diciamo, come data. Come mai questa assenza? E poi io sapevo che c'era una specie di idea di farlo al San Carlo, un concerto. E credo che questa data non si sia ancora trovata ed è per questo che ancora non c'è una notizia, una data certa. Senz'altro ci sarà il concerto a Napoli nel tour teatrale, forse ci sarà un episodio quest'estate particolare che adesso stiamo cercando di mettere appunto, però diciamo che è in corso di allestimento, ma naturalmente non sarà assente. Allora, continua il viaggio di Vinicio Capossela, ballate per uomini e bestie, seguitelo, buon viaggio.